Buongiorno a tutti e ben ritrovati con i videomessaggi della Cassa Rurale Valsugana e Tesino. Oggi ho il piacere di parlarvi del ciclo di incontri di primavera che abbiamo pensato e programmato per soci, clienti e per tutti coloro i quali vorranno cogliere queste occasioni per approfondire alcuni argomenti che abbiamo ritenuto meritevoli di riflessione e di attenzione. Il primo della serie sarà giovedì 31 marzo ed è stato intitolato Aver cura di sé, aver cura dell'altro, lo strabismo dell'educare, una bussola interiore per tempi difficili. Lo abbiamo pensato con la preziosa collaborazione del dottor Ignazio Punzi, psicologo, psicoterapeuta e formatore di esperienza, che sarà nostro gradito ospite durante la serata. L'obiettivo è quello di offrire alcuni spunti di riflessione sull'importante compito di educare, soprattutto bambini e ragazzi. Per questo lo pensiamo rivolto in modo particolare ai genitori, ma anche agli insegnanti e a tutti coloro i quali nel mondo del volontariato hanno a che fare con questo delicato ed importante ruolo di educatori. Il secondo incontro si terrà il giorno martedì 12 aprile ed avrà come tema quello del rischio incendio. Il titolo che abbiamo pensato è Al fuoco, prevenzione e cautele nelle abitazioni. Ci intrattiene sull'argomento l'ispettore del distretto dei Vigili del Fuoco Volontari della Valsugana e Tesino, Emanuele Conci. Avremo modo di riprendere e ripetere concetti legati ai pericoli e ai rischi degli incendi nelle abitazioni ed in particolar modo potremo tornare su informazioni riguardanti la normativa specifica sulle canne fumarie e più in generale le regole di prudenza e buon senso che devono accompagnarci sempre per ridurre i rischi e le situazioni pericolose e non conformi. Il terzo ed ultimo incontro si terrà il giorno 22 aprile ed ha il titolo Quadriamo i conti di casa. Si potrà intrattenere con dei suggerimenti molto utili, soprattutto in un momento particolarmente delicato in cui tutti noi abbiamo toccato con mano i rincari repentini di energia elettrica e gas, un'esperta professionista, Aminatà Gabriella Fall, che è una bancaria che ha scoperto la questione di genere finanziaria ed ha deciso di offrire consulenza in campo finanziario attraverso la sua attività sui canali social. Non abbiamo la pretesa di offrire formule magiche, ma di fare qualche riflessione utile e di dare qualche suggerimento in più. Alla fine siamo sicuri che potremmo guadagnare tutti un po' più di conoscenza su economia domestica e finanza. Ricordo che tutti gli incontri saranno liberi, trasmessi cioè senza la necessità di prenotazione, a partire dalle ore 20 in diretta streaming sul canale YouTube della Cassa Rurale. A questo punto vi ringrazio per la gentile attenzione e vi mando un saluto con un arrivederci presto su questo canale.